Ricordate i pesciolini della laguna di Venezia? Era marzo 2020. Il mondo si è fermato per il virus. Allora l'acqua della laguna è diventata pulita, come non era mai stata, proprio perché il mondo degli uomini si è fermato e ha smesso di inquinare. Quel pesciolino sono io, siamo noi. E resterà pulita quell'acqua. Chiusa in casa, sono entrata davvero in relazione con il mondo, con tutte le persone. Ho scoperto un mondo nuovo, una casa comune. Tutti sulla stessa barca, tutti a condividere la comune fragilità. Fragili chi? Tutti, però qualcuno di più. Chi è anziano, chi non ha casa, chi non ha una stanza solo per sé. Ho avuto paura che la vita normale non tornasse. Ora ho paura di tornare alla vita normale. Mi mancavano i miei compagni, stare insieme anche senza far niente. Condividere semplicemente il volersi bene. La bellezza è nelle piccole cose. La scopro ora. È l'odore del pane fatto in casa. Bellezza è il fiore bianco della piantina grassa. Sono gli occhi pazienti della mia gatta. Non voglio dimenticare niente in questi ultimi mesi. L'attesa, la paura. I telegiornali non stop. È la scuola su uno schermo. Non sento più nessuno ringraziare medici e infermieri. E dire che li chiamavamo eroi. Abbiamo dimenticato tutto. Immaginare la sera quando chiudo gli occhi che domani sentirò la voce del nonno, come era prima, e ti darà coraggio. Non ho potuto salutarlo, se n'è andato e non ho potuto esserci, ed io ancora vorrei sentirmi dire da lui, e dai, sorridi. Penso ancora ai pesciolini della laguna. Se l'acqua si oscurerà di nuovo, di chi sarà la colpa? Nostra, di tutti noi. E chi ne soffrirà? La natura. Io. Noi. Tutti siamo quei pesciolini. Nessuno si salva da solo.